Belén Rodríguez inseguita dalle Iene, cosa è successo? Le Iene Show, Belén Rodríguez bacia gli inviati del programma. È inutile negarlo, il Grande Fratello VIP è uno dei programmi più discussi di questo periodo. Potevano mai le Iene ignorare il reality di successo di Canale 5? Ovviamente no. Per questo motivo, gli inviati dallo smoking nero hanno inseguito Belén Rodríguez, conduttrice di Tu Sì Que Vales. La bella modella argentina, durante lo scorso appuntamento con il programma condotto da Ilary Blasi, ha baciato la conduttrice. La moglie dell'ex capitano della Roma ha commentato l'episodio domandandosi, in maniera retorica, quando potrà mai capitarle nuovamente un'occasione del genere. Gli inviati delle Iene, insieme ad alcuni telespettatori del programma, si sono fatti la stessa domanda e, per vedere il loro desiderio prendere vita, hanno inseguito sotto casa Belén Rodríguez. Il pubblico che ha scelto di accompagnare gli inviati della trasmissione più irriverente di sempre, composto da persone non proprio giovanissime, chiedeva a gran voce di essere baciato dalla bella modella argentina. Belén, con grande ironia, ha baciato soltanto una signora del gruppo di sostenitori, in maniera simbolica, quasi come se avesse baciato anche tutti gli altri presenti. Gli inviati dallo smoking nero hanno provato, senza successo, a rubare un bacio alla conduttrice di Tu Sì Que Vales, ma con scarsi risultati. Al momento soltanto Valerio Staffelli è riuscito, qualche tempo fa, nell'impresa. Belén Rodríguez sfugge alle Iene, il servizio che diverte il web. Belén Rodríguez e Ilary Blasi si sono baciate in diretta durante lo scorso appuntamento del Grande Fratello VIP. L'episodio ha fatto in poco tempo il giro del web, tanto da invadere i social con le gif del fatidico momento. Le Iene Show non poteva farsi sfuggire la ghiotta occasione di poter avere un servizio sulla conduttrice di Tu Sì Que Vales intenta a baciare uno degli inviati dallo smoking nero. Purtroppo, la bella modella argentina ha deciso di baciare soltanto una delle persone presenti, tra l'altro una donna. Belén Rodríguez, come sempre, si è mostrata molto disponibile, scherzando con gli inviati delle Iene Show, che purtroppo hanno fallito nel loro intento di baciare una delle donne più corteggiate del nostro paese. Come vi abbiamo accennato, soltanto Valerio Staffelli è riuscito nell'ardua impresa di baciare la bella modella argentina. Un bacio rubato, ma pur sempre un bacio. Gli inviati dallo smoking nero hanno ancora tanto da imparare, ma soprattutto devono stare attenti ad Andrea Iannone, il geloso fidanzato di Belén.